Invece di pubblicarlo, voglio leggere degli appunti che ho preso, sempre sulle considerazioni sull'arte, che mi sembrano dei piccoli dettagli che possono chiarire, il nostro modo di, avvicinarci all'arte. Ecco, senza pretese di dire verità assolute, ecco, semplicemente delle considerazioni. Che sono queste? Se l'arte è a tutti gli effetti un linguaggio visivo per immagini, deve o dovrebbe sottostare alla sintassi, che lo renda comprensibile nella narrazione. Se leggiamo una relazione economica o un verbale di polizia, troviamo in essi le stesse vocali e consonanti contenute in un capolavoro letterario. La differenza, per quanto possa sembrare banale, consiste unicamente nell'ordine in cui vengono messe le vocali e le parole. Una cosa scontatissima che ciascuno di noi sa benissimo, ma che forse non ci riflette, non si ferma, sufficientemente a riflettere. Maggiore l'abilità dello scrittore nel mettere in ordine queste consonanti e queste vocali, più ci sentiamo coinvolti nella storia. Proviamo emozioni e, per così dire, come vuole l'autore. Un coinvolgimento intellettuale ed emotivo, e non ci soffermiamo certo nel controllare le singole consonanti, le singole vocali. E nonostante questo, sono le singole consonanti, le singole vocali alla base delle emozioni che noi proviamo. Ecco, questo è una cosa che chiaramente, una volta detto, l'uovo di Colombo è scontatissimo, ma forse non ci soffermiamo abbastanza su questo. Infatti l'abilità della scrittura consiste esattamente nella capacità di mettere in ordine queste vocali, null'altro, oltre che una certa sensibilità di creazione che ci fa immaginare un soggetto. Ecco, nell'arte succede qualcosa del genere. Vengono create delle icone per qualche motivo, quale si è parlato moltissimo. Però queste icone non suscitano in noi le stesse emozioni che magari suscitano opere, meno note. Per esempio, se guardiamo siamo sinceri, se guardiamo un Cretto di Burri piuttosto che un Taglio di Fontana, un Concetto Spaziale, non ci suscita la stessa emozione che ci suscita un paesaggio di Pizarro o di Corot o di Manet. Ecco. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che noi in pratica veniamo indotti a considerare determinate opere d'arte in modo diverso da come ci suggerisce la visione che noi ne abbiamo. Ecco, questo è un fatto. Quindi noi, a un certo momento, il discorso ci richiama a questo aneddoto della filosofia antica, in cui Antistene, guardando un cavallo, interpella Platone urlandogli, dicevo, il cavallo lo vedo, ma la cavallinità non la vedo. Ecco, questo è un po' il discorso che dovrebbe forse essere con onestà fatto sull'arte. Determinate ermeneutiche complesse sulle opere d'arte non hanno riscontro nella realtà visiva che ciascuno di noi può verificare. E questo strano fenomeno ha un riflesso anche nella letteratura. Per esempio, recentemente è stato scritto che dei libri più noti e spesso citati, i libri di Joyce, per esempio, l'Ulisse, piuttosto alcune opere di Kafka,
celeberrimo alla Richesse du Temps Perdu di Proust, dico, sono citatissimi, ma pochissimo letti. Pochissimo letti, molto pochi sono coloro che sono effettivamente arrivati al fondo di queste opere. E nonostante queste opere sono considerate. Allora, ecco, questo richiede una riflessione che qui non, chiaramente ci porterebbe lontano e che comunque ognuno di voi può fare per conto suo. Come mai si creano queste discrasie? In questo modo, questa ermeneutica così complessa sulle opere, che alla fine distrugge la realtà di quello che noi percepiamo e sentiamo. Ecco, proviamo a riflettere su questo, credo sia un argomento interessante, che ci dovrebbe aiutare a prestare maggiore attenzione a quello che vediamo, sempre, come io non mi stanco di suggerire, con atteggiamento critico. Buongiorno.